Ciao bimbi, oggi parleremo dei mezzi di trasporto del signor Ippo che va a fare un viaggio di lavoro. L'automobile. Il signor Ippo ha molta fretta, c'è un aereo che lo aspetta. Saluta la moglie e accende il motore. Tornerò tra 48 ore! Proviamo a sentire come fa il motore dell'auto del signor Ippo. Acci picchia, che motore! Qui c'è la moglie del signor Ippo che lo saluta insieme al figlioletto. E qua una talpa distratta che, anziché annaffiare i suoi fiori, bagna una povera signora volpe che stava passeggiando nel marciapiede sotto la sua finestra. E qui c'è un cane dispettoso che sul suo skateboard vuole farsi spazio tra la gente che percorre il marciapiede. Ed ecco la motocicletta. Chi lo sorpassa in tutta fretta? È Coniglietto in motocicletta! Gli dice Ippo: che bella moto! Io parto, ci vediamo dopo! Sentiamo come fa la motocicletta di Coniglietto. Sentito il motore della motocicletta arancione di Coniglietto! Lui, vestito nel suo completo di pelle e col casco in testa, saluta Ippo con in mano i suoi guanti verdi. E Ippo ricambia il saluto e nella sua macchina è pieno di valigie. Mentre dietro di loro un cantiere di lavoro è all'opera. Ecco una betoniera gialla e un camion ribaltabile che butta tutti i detriti addosso a un povero operaio che vuole scappare. La ruspa. Qui nel cantiere quanti rumori, ruspe, martelli, seghe e trattori. Ippo si ferma ad aspettare che l'operaio lo faccia passare. Ma sentiamo come fa la ruspa. Ed ecco l'operaio orsetto che col suo cartello rosso dice a Ippo di aspettare, mentre l'operaio leone sta muovendo e manovrando la sua ruspa con l'ingegner Castoro e il capo cantier cane, che gli dicono cosa fare. Il treno. Al passaggio a livello si chiudono le sbarre e suona il campanello. Ciuf ciuf! Arriva il treno che se ne va in un baleno. Ed ecco qui il capotreno salutare il signor Ippo, mentre il topolino rifornisce di carbone il treno a vapore. L'aereo. Ippo è salito sull'aeroplano che vola verso un paese lontano. Dall'alto saluta tutti noi. Ci rivedremo prima o poi. Ciao bimbi. Grazie per l'attenzione e alla prossima storia!